Io ho sempre sostenuto che nella realtà in cui noi siamo, fatta di spazio e di tempo, non sia possibile rilevare una velocità assoluta. La velocità è infatti assoluta, totale, in uno dei tre versi dello spazio x, y, z, quando il fronte che avanza è unitario, ossia ha spazio senza tempo. Lo spazio dell'unità è infatti dato dal numero intero, mentre il tempo dell'unità è dato dai decimi dell'unità. Una sezione reale elettromagnetica, quando è unitaria, nello spazio e nel tempo, è 1,00069228555 metri quadrati e non è di un solo metro quadrato. Essendo tutto ciò più di un metro quadrato, il flusso elettrico non è mai tutto in linea, perché in parte è nella sezione espansa. Il flusso è nella sezione elettromagnetica esattamente per la quantità unitaria di 0,00069228555 metri quadrati. È una quantità che è uguale alla potenza 1444,49055 1300 elevato a meno 1, che è la potenza unitaria negativa proprio in potenza meno 1, che quantifica l'unità del tempo. La sua reale presenza magnetica nel fronte elettromagnetico rallenta pertanto il flusso reale elettrico della velocità C totale della luce, la quale pertanto misurata non è mai totale, non esprime mai la totalità del volume elettromagnetico. La velocità è infatti totale quando il fronte è ideale, ossia ha solo spazio unitario e non ha tempo unitario reale. Ciò accade quando il fronte è solo di un metro quadrato. Faccio un esempio. Poniamo le 10 al cubo masse unitarie decime a valore lineare. Sono un millesimo di un metro cubo. La sezione reale è 10 per 10 è 100 e il flusso reale è di 10 unità e non è di tutte le 1000 unità, qui scritto male, le 1000 unità del volume. Sarebbero 1000 e sono 1000 se noi mettiamo in sequenza tutti i cubi unitari, e allora ne abbiamo 1000 a causa della sezione 1 al quadrato e non più 10 al quadrato. Solo con la sezione 1 al quadrato tutto il flusso del 10 al cubo è 10 al cubo, ossia conserva il numero, ossia è 1000 e non è più 10. Ora, per sapere la reale sezione elettromagnetica del volume elettromagnetico, il reale ed unitario flusso elettromagnetico deve essere diviso per la velocità C, quella reale della luce, quella misurata nel vuoto. Dunque bisogna per prima cosa conoscere il reale flusso unitario. Essendo lo spazio in tre dimensioni, esso è dato unitario da 1x più 1y più 1z, dunque è 3 in tutto. Dobbiamo rapportarlo alla dimensione atomica. Ebbene, alla dimensione atomica, data da 10 elevato a 10 quantità atomiche uguale a un metro, a causa di una sezione 10 al quadrato, essa si muove solo quanto 10 elevato a 10 diviso 10 al quadrato, ossia di 10 elevato a 8 unità atomiche. Se un metro
è 10 alla 10 unità atomiche di spazio, alla dimensione unitaria atomica la velocità è di 300 milioni di unità atomiche, non ogni secondo, ma ogni 10 elevato a meno 10 secondi, il che elevato di 10 elevato a 10 porta l'unità atomica ad essere un metro, e quindi sono 300 milioni di metri al secondo. Dunque il totale flusso atomico è di 300 milioni di metri al secondo e riguarda 300 milioni di metri cubi, giacché la sezione unitaria è di un metro quadrato. 300 milioni di metri cubi, quindi tutto il volume elettromagnetico, divisi per i metri percorsi dalla luce, che sono 299.792.458, danno per risultato un reale fronte elettromagnetico di 1,00692.855 fino alla dimensione 10 elevato a meno 10 metri dell'unità atomica. E il tempo è proprio quanto è oltre. Ora, 1,00692.22855 metri quadrati sono la somma tra un metro quadrato di spazio unitario e di 0,00062.22855 metri quadrati di tempo unitario. Infatti questo valore decimale è la potenza negativa elevata all'unità negativa meno 1 del numero 1444,49055 1300, che esprime il tempo unitario dell'unità, essendone il valore inverso meno 1 in potenza. Questo valore qui, 1444 e rotti, fino alla dimensione unitaria dell'atomo, sono tutti i vincoli che esistono e sono riferiti come 1000 all'unità di massa, come 444,4 alla realtà 3+1, su scala 3+1, dove il 3 è in decupli e l'1 è in decimi. Poi c'è il valore che esprime tutta l'energia della massa millesima, poi c'è il valore 5 che esprime tutta la parte elettrica alla dimensione reale 10 alla meno 4, poi c'è tutto il 5 che esprime il valore magnetico alla dimensione 10 alla meno 5 unità del magnetismo. Infine c'è la dimensione unitaria atomica di 13.100 unità atomiche. Queste 13.100 unità atomiche sono i rispettivi vincoli presenti all'unità atomica, che sono dati da 10.000 dimensioni unitarie reali, che sono reali in 10 elevato a 4. Sono le 3.000 date dalle 1.000 unità della massa, che sono poi 3.000 perché ce ne sono 1.000 nella X, 1.000 nella Y e 1.000 nella Z. E infine sono 100 le dimensioni 10 al quadrato delle masse frontali che esistono a livello del fronte atomico. La sezione elettromagnetica non è un metro quadrato, ma è ampliata di un tempo che è la potenza meno 1 di tutti i suoi vincoli geometrici, essendo la sezione maggiore di un metro quadrato. La velocità della luce, che percorre 299 milioni e rotti di metri al secondo, non rappresenta con il suo numero la quantità totale
del volume elettromagnetico che è di 300 milioni di metri cubi.